Ciao a tutti da Tiziano Mano in Pasta. Allora, che facciamo oggi? Ve lo dico io che cosa facciamo oggi. Le chiacchiere al barbecue. Le chiacchiere salate, naturalmente. Allora, vi dico tutti gli ingredienti e passiamo subito alla ricetta. Guardate. Ci sono 250 g di farina zero, un pizzico di sale, 2 cucchiai di vino bianco secco, barbecue, questa è polverina barbecue quanto basta, non salsa, polverina, vedete, sono tutti dei miscugli, tutti barbecue. Poi, 2 uova, 45 grammi di strutto ammorbidito nel microonde e 45 grammi di latte. Non può mancare la fatidica ciotolina con la farina, se serve, ce l'abbiamo sempre a portata di mano. Allora, che facciamo? Prendiamo la nostra ciotola, facciamo il classico buco al centro. Ci mettiamo le uova, il sale, poi naturalmente assaggiate la pasta, il barbecue, come vedete molto molto semplice, lo strutto, il latte e il vino. Ecco qua. Adesso possiamo passare ad impastare. Allora, mentre impasto vi dico, la mia polverina barbecue non è niente di che, quindi posso dirvi benissimo perché io non amo mettere i flaconi con le marche, lo sapete. Metto sempre i barattolini e le ciotoline proprio apposta. Allora, però questa polverina barbecue è tutta naturale, praticamente si tratta di alloro, rosmarino, che poi lo possiamo anche fare, però se non abbiamo tutti gli ingredienti la compriamo, sono questi. Allora, alloro, rosmarino, paprika affumicata, salvia, basilico, maggiorana, aglio, ginepro, origano, erbe, spezie e in proporzione variabile. Quindi, se ce l'avete, lo fate in casa, altrimenti se lo comprate lo troviamo da tutte le parti e lo possiamo mettere sull'arrosto, ma anche nelle nostre chiacchiere. Quindi io continuo e spolvero un po' il piano di lavoro e vado ad impastare, naturalmente prima togliendomi l'eccesso della farina, vado ad impastare sul piano di lavoro. Mi raccomando, mentre impastate, se serve farina, prendetela, così amalgamate bene l'impasto. Allora, adesso io che faccio? Mi spolvero un po' la pasta, vado a prendere la pellicola e la avvolgo. Questa pasta adesso la metto in frigo per 15 minuti, la faccio rassodare bene e poi la useremo di nuovo. La dobbiamo stendere per fare le nostre chiacchiere, quindi ci vediamo tra 15 minuti. Ora la nostra pasta si è rassodata, vado a spolverare un altro po' di farina, faccio anche lo stesso lavoro con il mattarello e vado a stendere la mia pasta. Allora, mi raccomando, la pasta deve venire bella sottile. Tenete conto che più sottile è, più croccante viene, più si vedono le bolle. Se la pasta viene doppia, invece non c'è tutta questa bontà che noi ci aspettiamo. Però vedete che bell'impasto che è venuto? Quindi io vado a farla ancora più sottile. Guardate, guardate com'è sottile la pasta. Bella, bella, uno spettacolo. Allora, adesso io che faccio? Prendo la rotella e vado a tagliare a piacere, a mio piacere, le nostre chiacchiere. E dopo averle tagliate in questo modo, io faccio dei tagli così. I tagli devono essere astratti perché le chiacchiere non sono nessuna verrà uguale. Quindi possiamo fare dei tagli al centro così. Per esempio, possiamo fare così. I tagli possono venire obliqui al centro oppure dritti, così. Possiamo fare pure più piccole, possiamo fare a triangolo, così, con il taglio in mezzo. Ecco, vedete? Sbizzarritevi come volete. Ora le vado a mettere su un vassoio. E ora ho acceso già l'olio caldo e andiamo a friggerle. Quindi andiamo sulla nostra cucina. Ecco qua la pentola con l'olio caldo, come vedete ho preparato un piatto con della carta assorbente, una pinza, prepariamo tutto l'occorrente e andiamo a friggere.
Aspettiamo un attimo, una volta che si saranno dorate un po' della parte di sotto, le giriamo. Si stanno dorando e guardate che spettacolo, guardate, io me le vado tutte a girare. Allora, sono pronte, sono belle dorate e adesso con una pinza, con la pinza vado a prenderle. Togliamo l'olio in eccesso e lo mettiamo sulla carta assorbente tutte quante. Ok, ora mettiamo le altre e continuiamo a friggere fino a finirle e poi passiamo alla decorazione. Sono felice, felice, felice. Sono buonissime, friabili. Allora, io innanzitutto volevo dirvi che, come vi ho detto prima, quando assaggiate mi raccomando di sale, e altrimenti non le mettete sopra quando verranno fritte, e dopo le abbiamo spolverate con l'altra polverina barbecue. Allora, io adesso vado ad assaggiare. Naturalmente queste nostre chiacchiere vanno accompagnate con salumi e formaggi, e chi più ne ha che ne metta. Allora, io vorrei farvi vedere, guardate, no, vabbè. Sono ancora calde? Guardate qua che c'è, l'anduglia, come sapete è amara, quindi che bontà, la pepa. Guardate la pepa! Quanti di voi vorrebbero venire in questo momento qua? Vorrei, quanto vorrei, veramente. Allora, io me la finisco dopo. Questo me lo mangio. Mamma. Quando si dicono soddisfazioni. Sono felice. Allora. Detto questo e fatto questo, io vi ringrazio, mi raccomando, naturalmente tutte queste ricette le metterò, se Dio vuole, sul prossimo libro. Mi raccomando, per chi volesse prendere il libro, andate direttamente alla casa Curco Genovese, la casa editrice. Sotto in descrizione lascerò anche il numero di telefono, per chi volesse prenderlo con dedica lo posso mandare ancora io. Però mi raccomando, compratelo, mi fate felice. Se la casa editrice ha le richieste, vuol dire che mi sto facendo conoscere e sono felice così. Mi raccomando, compratelo. Ok, grazie a tutti, veramente di cuore, da Tiziano Mani in Pasta.